Signori belli, amici cari, Day After di Ludogorets, che? Ludogorets Inter, finita 2-0, ieri abbiamo parlato della partita, oggi andiamo a discutere quelle che sono state le parole di Conte, perché poi si è creato più dibattito per le parole di Conte e non piuttosto che della partita stessa. Ecco, e come al solito noi tifosi interisti ci facciamo trovare divisi, ecco, c'è stato un confronto, c'è stata divisione e vi vado a dire da che parte sto io in merito alla questione. E qual è sta questione? Il fatto che Conte stia snobbando l'Europa League. Per me va approfondita la questione, va approfondita, quindi snobbare l'Europa League può essere anche vero, ma va approfondito. Aspetta. Scarichiamo prima l'app One Football, così rimaniamo aggiornati sulle varie news. In descrizione c'è il link. L'app è gratuita, per cui c'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è soltanto da scaricare. Mi sto diventando talmente bravo che ci faccio anche le rime. In descrizione c'è il link, scarichiamo l'app One Football, ormai è diventato, vabbè, poche chiacchiere. Allora, cosa ha detto Antonio Conte in parole povere? Questa competizione verrà innanzitutto sfruttata per far rifiatare alcuni giocatori, per far giocare chi ha poco minutaggio, allo stesso tempo, al contempo, anche per testare nuove alternative, nuove soluzioni. Ieri abbiamo visto addirittura anche il 4-3-1-2. Ecco, per me Conte non sta snobbando l'Europa League, la sta sfruttando a proprio vantaggio, se di vantaggio possiamo parlare. E quindi io lo dico subito e lo dico chiaramente, sono al 100% con Antonio Conte, la condivido in toto sta scelta, in toto, Lo so, ci sono molti tifosi che pensano e dicono no, ma l'Inter deve lottare su tutti i fronti, l'Inter non può permettersi e non deve assolutamente snobbare l'Europa League. Allora, se volete puntare tutto all'Europa League, è molto semplice, la questione è nuda, ogni volta facciamo tante chiacchiere, ma è molto semplice. Vogliamo puntare tutto all'Europa League, o meglio, vogliamo consumare le nostre energie, le energie dei titolari in Europa League? Sì? Vogliamo fare questo? Allora per quelli che credono che ci sia una minima possibilità di scudetto, devono sapere che la possibilità poi si riduce a zero, perché questa è una competizione che ti porta via ma talmente tante di quelle energie che lasciamo stare. Ma non è solo questo, attenzione, perché non è così semplice. Al di là del portarti via dell'energia, non ti fa allenare neanche bene, non ti fa preparare le gare a dovere, perché tu giochi ogni 3 giorni e non hai la possibilità di preparare la partita. Ragazzi, prendiamo l'esempio specifico. Abbiamo giocato l'altro giorno, abbiamo giocato giovedì, adesso rigiocheremo domenica. Tu avrai a disposizione 2 giorni per preparare la partita con la Samp. 2 giorni, cioè non una settimana, 2 giorni, perché poi considera che vai a fare anche delle trasferte che ti portano lontano, per cui devi ritornare. 2 giorni. Pensate un po' se noi giocavamo adesso contro la Juventus, 2 giorni per preparare la partita con la Juventus avremmo avuto, se il calendario fosse stato nemico, se vogliamo usare sta parola. 2 giorni, cioè, vi fa capire un po' la situazione. Non è semplice, non è facile, quindi l'interpretazione della gara, la rotazione dei giocatori, tutto quello che abbiamo visto ieri, io lo condivido in toto. Per me in questo Conte è stato maestro, anzi il fatto di voler trovare nuove soluzioni, cioè sono anche dei test importanti da fare sempre per far sì che poi abbiamo i relativi benefici in campionato. Sono d'accordo in toto, anche perché, ragazzi, stiamo parlando dell'Europa League, è inutile che facciamo, diciamo e vogliamo. L'Europa League non è la Champions League. L'Europa League, anche qualora arrivassi in finale, cioè, perché vincerla è veramente difficile, ragazzi, si pensa che sia sempre ogni volta che si inizia sta competizione, no, ma l'Europa League si può vincere. Sì, si può vincere, ma per vincere l'Europa League devi essere superiore a squadre come Arsenal, Manchester United, Sevilla, Leverkusen, Francoforte, Ajax, la stessa Roma, Cioè tutte queste squadre te le devi buttare alle spalle, tutte queste squadre le devi eliminare. O meglio, non tutte ovviamente, quelle che si presentano, ma in questa competizione ci sono queste squadre che vi sto elencando. Quindi vincerla è difficile, vincere l'Europa League paradossalmente è molto più difficile che vincere il campionato, secondo me, molto più difficile, ma davvero tanto. E se arrivi in fondo e non la vinci, cioè doppia mazzata, perché arrivare in fondo a questa competizione serve a nulla. Non è come la Champions, che arrivi in finale sono soldi su soldi su soldi ed è prestigio. No, arrivare in finale non serve a niente se non la vinci. Le finaliste, quelle che l'hanno perso l'Europa League, io non me ne ricordo una. Non me ne ricordo una negli ultimi anni. Non serve a niente. Questa è una competizione che serve soltanto quando la vinci. E vincerla è difficile. Cioè questo è... Ecco perché in tante squadre la snobbano. Volgarmente dicendo, la snobbano. Cioè non sono fessi, le società non sono stupide, non sono stupide. Quindi Conte fa bene a sfruttare questa competizione, provando nuovi schemi, testando giocatori che hanno avuto poco impiego. Sono d'accordo con lui in toto. Io non capisco queste polemiche, questo fatto di voler ancora una volta dividerci tra noi stessi. C'è poco da fare. Qua Conte va appoggiato in toto. Va appoggiato in toto. Perché specialmente poi, inutile negarlo, una squadra come la nostra, che gioca sull'intensità, che fa dell'intensità un punto di forza. Cioè giocando anche l'Europa League è difficile, quindi come minimo bisogna effettuare le rotazioni, ma proprio il minimo sindacale è effettuare le rotazioni, questo è il punto. Poi si vedrà. Io, ripeto ancora una volta, sono d'accordo con lui al 100% e basta. Questo è il mio punto di vista. Io aspetto sotto nei commenti il vostro, vi metto anche il sondaggio, puntare tutto sull'Europa League o continuare con le rotazioni. Un grande abbraccio da Neschio. Ciao!